stessa tre. Stasera si guarda come siamo arrivati nel secondo tempo, si riparte da quella difesa lì. Diciamo che si sente la pressione della partita, ma sono sicuro che stasera ragazzi interpreteranno alla grande. Abbiamo parlato con gli spogliatoi, ci siamo allenati tutta la settimana e tireremo fuori stasera gli attributi e vinceremo questa partita. Abbiamo messo Pieraccini a centrocampo perché vogliamo provare più soluzioni offensive con il tiro in porta da fuori. Genzini con il numero 10 Graceffa, con il numero 5 Musella, con il numero 9 Natucci. Con il numero 8 Pacini, con il numero 14 Piattelli. Sti primo piano non me li fanno manco quando resta agendo.
avversario non si sveglia, non si vuole attaccare con due rimanendo a volte due avanti, non si vuole rimanere con due, bisogna che uno dei due che venga e chiuda, se rimanete sempre con quella davanti, uno ha la spinge, forza, metteteci un po' di forza. Provala! Voglio più preciso e poi sono perfetto, vai, va perché bene. Era perfetto, però un pochino più forte e più precisa, però va bene, te la rendo. Sì, salvo la panchina, ma io non ero certo. Stasera era la partita della verità, l'altra volta era la prima tutti insieme, non ci conoscevamo ancora bene. I ragazzi ora si sono cominciati a capire in campo e a parlare di più tra di loro, come gli avevo chiesto. C'è stata la grinta giusta, una partita difficile perché gli avversari non vanno mai sottovalutati, ma abbiamo messo in campo il cuore e l'orgoglio, e mi ha fatto piacere che i ragazzi siano venuti ad abbracciarmi a fine partita, visto che c'erano delle voci sul mio possibile esonero, e questa squadra ha testimoniato che al mister gli vuole ancora bene come io voglio bene al loro. Mister, c'è il rischio di esonero dopo due sconfitte consecutive? Può darsi.